Se non ti è piaciuto un nuovo gameplay di 10 minuti di Wuthering Base, Wuthering, non so come si pronuncia, e dirò che è un degno avversario di Genshin. Ogni volta che c'è un gioco nuovo, deve essere sempre in competizione con un altro. Perché questa cosa? Non si sa. Se la devono inventare le persone per fare più views, ok? Wuthering Waste magari, anzi molto probabilmente, non avrà quasi nulla in comune con Genshin Impact, con a livello di meccaniche di gioco, esplorazione, o che ne so. Cioè, alcune cose sono simili, ma perché l'ispirazione è sempre Zelda, quindi vai sempre lì al gioco di partenza. Però quello che dico io è, probabilmente sarà un'esperienza del tutto diversa rispetto a quella di Genshin Impact. Però Davide è palese che un sacco di meccaniche uguali, anche spostarsi con le... Allora, sì, ci sono le meccaniche uguali. Però ti ripeto, avremmo la stessa esperienza all'interno del gioco, a livello di gacha, a livello di ottenimento dei personaggi, artefatti, endgame, tutte queste cose qui. È ancora da vedere. Però ti spiego perché la gente ci campa con queste cose. Perché Genshin, tecnicamente, è un gioco datato, tra tante virgolette. Quindi, a chi crea contenuti da tanto tempo, gli fa comodo seguire il nuovo prodotto. Il nuovo prodotto che tira dietro più persone. Quindi, per essenzialmente comunicare ai tuoi fan che c'è un altro giochino, te lo vendono come il nuovo Genshin. Quando poi magari lo vai a giocare e quel gioco fa schifo. Capito? Ti ripeto, andatevi a vedere cosa è successo la scorsa estate con Tower of Fantasy. Tower of Fantasy è fallito quel gioco. Cioè, ancora lo stanno portando avanti. Però, capito, te lo dovevano vendere come il nuovo Genshin. Wow! Poi vai a vedere il giro di 2 settimane e non se lo cagava più nessuno. Lo so che era un MMO, però capito, il senso è di fare video di questo tipo che tu ti devi portare dietro delle persone. Perché sennò le persone non ti seguono se vai a coprire un nuovo gioco, capito? Cioè, è quella la furbizia. A mio modo di vedere, scelta del tutto errata. Hanno preso ispirazione da War of Fantasy e Genshin per molte meccaniche, ma noi sappiamo che Genshin non si batte. Ma no, io non voglio dire che Genshin non si batte. Cioè, non è che ti sto qui a dire che Genshin è il miglior gioco sulla faccia della terra. Assolutamente no. Però ti dico, se mi vuoi, se mi vuoi proporre un gioco, me lo proponi con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. A me non me ne frega nulla che è simile a Genshin, che dovrebbe battere Genshin o dovrebbe sostituirlo a qualsiasi altra cosa di simile. A me non me ne frega nulla. Cioè, io gioco a un qualsiasi gioco per i suoi pregi, per quello che a me interessa. Capito? Cioè, perché io ho smesso di giocare a Tower of Fantasy? Perché era un gioco gestito male. E hanno campato non solo i content creator, ma anche gli sviluppatori stessi, nel vendertelo come Genshin. Ma la gente non interessava. Perché, di nuovo, all'interno di quel gioco non c'era nulla se non la parte MMO. E anche quella non è che era fatta tutto sto granché, quindi capito? Cioè, tu il gioco me lo devi vendere con i tuoi punti di forza, non per andare a sostituire un altro. Cioè, alla fine ti rendi un prodotto secondario e non va bene così. Capito? Ci vuole anche un pochino di furbizia per fare queste cose. Però questo nuovo gioco sembra molto intrigante. Sì, ma io li ho visti i video. Mi sono anche preregistrato e oggi mi sono preregistrato per la... Closed Beta, non mi ricordo come si chiama, sì, la Closed Beta se non ricordo male, però nel momento stesso in cui, non parlo degli sviluppatori perché al momento non ho visto passi falsi da parte loro, ma tu content creator me lo devi proporre come il nuovo Genshin, io ti dico prendi questo contenuto e buttalo nella spazzatura, perché a me non interessa, cioè scusami, se voglio giocarmi a Genshin, mi gioco Genshin, non vado altrove, perché dovrei andare altrove, scusami? Allora mi vuoi dire, ma quello è Genshin migliorato. Invece di farmare 1 milione di volte gli artefatti, devi farmi 500 volte. No, non ci siamo. Cioè, a me piace Genshin così com'è. Non è perfetto, potrebbe essere migliore sicuramente. Ma se voglio giocare a Genshin, gioco a Genshin. Mi sembra alquanto chiaro come concetto. Genshin a me è un titano che tante aziende amano e odiano, a volte si ispirano a Genshin e in altre case competono con esse, in effetti Genshin rimarrà una pietra miliare per 10 anni, ma vedremo, però capito, cioè, il senso è, non ti devi proporre come la versione migliorata di un qualcosa, no, tu ti devi proporre come un nuovo gioco che la gente poi magari è interessata a seguire. Poi che riprenda altre cose, va bene, ci può stare, non è che esiste il gioco che non ha ripreso nulla, cioè ormai gli elementi di game design sono quelli, non è che puoi andare chissà dove, ma ti ripeto, deve essere un'esperienza diversa, se no non ha senso.
Eppure questa cosa molte persone non la capiscono. Capito? Quindi ti dico, il gioco è interessante, però non propormelo sempre con il nuovo Genshin che lo deve spodestare. Cioè, ma io vorrei capire, ma chi gliene frega di sta cosa? Cioè, ma veramente ci sono le persone che stanno lì a guardare quanti utenti ha Genshin, quanti utenti avrà Wuthering Waves o Tower of Fantasy? Cioè, ma davvero? Mamma, che brutta vita, mamma mia. Cioè, io ci gioco, io ci faccio contenuti perché a me piace. Se il gioco dovesse non piacermi più dall'oggi al domani, smetterei. Cioè, non è mica la fine del mondo, eh. Sì, è marketing, ma è marketing veramente da quattro soldi, eh. Cioè, se il tuo marketing si basa sul prendere gli utenti da qualcun altro, cioè, vuol dire che il tuo gioco non ha nulla di interessante. E infatti è stato così per Tower of Fantasy.